stato un convegno di 5 giorni pieni a Firenze, dalla mattina alla sera, e per cui di cose da dire ce ne sono. Ovviamente bisogna fare una scelta e fare una selezione. Il convegno ecclesiale di Firenze, che cos'è un convegno ecclesiale? Lo sapete benissimo, ogni 10 anni più o meno la Chiesa italiana si incontra, si raduna in una parte dell'Italia, ovviamente girando al sud, al centro, al nord, si raduna con delle rappresentanze diocesane, no? Non è liberamente che vuole andare. Ogni diocesi, in base al numero degli abitanti della diocesi, ha una delegazione. Noi eravamo 6 persone, con il vescovo che poi non è più venuto, con Domenico che poi non è più venuto, e noi laici. E in questo convegno ci si incontra da tutta Italia, vescovi e laici, per fare un po' il punto sulla situazione della Chiesa in Italia. Ok? Adesso vedremo gli altri convegni. Partiamo dalla fine. Questo momento che vi propongo, questo piccolo video, è proprio la conclusione dell'ultimo giorno prima di partire e di tornare, dove il cardinale Bagnasco, il presidente della conferenza episcopale, tirava un po' le conclusioni. Quindi partiamo dalla fine e poi facciamo un percorso un po' ritroso. Dobbiamo uscire e creare condivisione e fraternità. Le nostre comunità, associazioni, gruppi e singoli cristiani vivano sempre con questo spirito missionario e su di esso si verifichino periodicamente, poiché da ciò dipende l'autenticità della proposta. Ben venga quindi l'impegno, appena risuonato, a formare all'audacia della testimonianza come quello di promuovere il coraggio della sperimentazione secondo quanto richiesto soprattutto dai giovani, come abbiamo ascoltato. Il passaggio successivo consiste nell'annunciare la persona e le parole del Signore secondo le modalità più adatte, perché senza l'annuncio esplicito l'incontro e la testimonianza pratica possono rimanere oscuri, incompleti. Già Paolo VI nell'Evangelio Nunziandi. La testimonianza del gesto, senza arrivare all'annuncio esplicito delle moderne tecnologie, delle quali è importante servirsi con sapienza e senza timore. La terza tappa della missione consiste nell'abitare, termine con il quale ci richiamiamo ad una presenza dei credenti sul territorio e nella società, secondo un impegno concreto di cittadinanza, in base alle possibilità di ognuno, nell'impegno amministrativo e politico in senso stretto, ma anche attraverso un attivo interessamento per le varie problematiche sociali, culturali e la partecipazione a diverse iniziative. La comunità e i credenti sono poi chiamati al compito di educare, accendere la vita, direbbe Romano Guardini, accendere la vita, accendere la luce, risvegliare la libertà di ciascuno, educare per rendere gli atti buoni non un elemento sporadico, ma virtù, abitudini della persona, modi di agire e di pensare stabili. Saper pensare, patrimonio in cui la persona si riconosce. Sì, è una famiglia e una comunità quella che educa. Tutti questi passaggi e gli sforzi che ne accompagnano la realizzazione sono tesi a trasfigurare le persone e le relazioni interpersonali e sociali. Il messaggio evangelico, se accolto e fatto proprio dalle diverse realtà umane, trasfigura, abbiamo sentito, scardinando le strutture di peccato e di oppressione, facendo sì che l'umanesimo appreso da Cristo diventi concreto e vita delle persone, fino a raggiungere ogni luogo dell'umano, rendendoci compagni di viaggio e amici dei poveri e dei sofferenti. Diceva il cardinale Bagnasco, questo convegno è stato un abbraccio, forse non si è capito bene, un abbraccio che è partito dai vescovi, alla gente, ai quartieri, alle parrocchie di tutta Italia, e in questo abbraccio ci stava il Papa, l'ho detto alla fine, dicendogli che gli vogliamo bene.
Quindi che cosa è stato il convegno di Firenze? È stato proprio un grande abbraccio di tutta la Chiesa italiana a tutta la comunità italiana, sparsa un po' nelle varie città, nelle varie diocesi. Perché i convegni ecclesiali nazionali c'è? Ecco, potremmo dire che i convegni ecclesiali nazionali sono come una traduzione in italiano del Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II si è chiuso 50 anni fa, no? Stiamo facendo proprio il giubileo in ricorrenza della chiusura del Concilio. Il Concilio ha parlato alla Chiesa universale di tutto il mondo. La Chiesa italiana ha pensato di non interrompere la riflessione a 50 anni fa del Concilio, ma vedere, ok, tutto quello che è stato detto nel Concilio qui in Italia, come lo dobbiamo applicare, come lo dobbiamo tradurre? Ed ecco allora il fatto di ritrovarsi in 10 anni per riprendere questi concetti e tradurli in italiano, cioè applicarli nella nostra situazione italiana, che è diversa dalla Francia, è diversa dal Brasile, è diversa da altre parti del mondo. Quindi è stata la recensione del Concilio, tradurre il Concilio in italiano. È stato, ed è questa tradizione dei convegni ecclesiali, vedete, manifestare la Chiesa come popolo in cammino. Veniamo da una dimensione di Chiesa prima del Concilio come una piramide, no? Papa, cardinali, vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e poi laici, il popolo di Dio. Se stanno o non stanno, quasi quasi la stessa cosa. Il Concilio ci ha cambiato questa idea, ha detto che noi non siamo questa piramide, no? Una società perfetta, si diceva prima, ma siamo una comunità, un popolo, ognuno con il suo ruolo, chi fa il Papa, chi fa il vescovo, chi fa il prete, chi fa il catechista, ma siamo comunità. E quindi il Concilio e i convegni rappresentano proprio questo essere popolo, insieme destinatari e protagonisti. Ecco, prima del Concilio chi era la Chiesa? Erano loro, questa razza di persone che si chiamano preti, che si chiamano clero, la gerarchia. E noi eravamo destinatari di un messaggio. Loro erano, come dire, la Chiesa, noi i destinatari. Il Concilio ci ha detto che non è proprio così, siamo tutti insieme destinatari e protagonisti, responsabili e protagonisti e destinatari. Quindi io cristiano battezzato, per il fatto di essere battezzato, sono responsabile del Vangelo da ricevere e da comunicare. Quindi non è compito del prete trasmettermi soltanto il Vangelo, è anche compito mio trasmetterlo, ricevo e trasmetto. Quindi siamo tutti attori, protagonisti e destinatari. Il Concilio e i convegni sono un'esperienza sinodale, cioè un'esperienza di incontro, del convenire insieme, dell'incontrarsi. È un metodo di lavoro, un metodo di incontro. Ecco, prima non esisteva questo, qualcuno decideva e gli altri vivevano, subivano. Oggi no, dovrebbe essere che la Chiesa, la comunità parrocchiale, la diocesana si incontra, pensa, elabora, concorda e poi attua queste idee in una forma appunto sinodale. Con il metodo del discernimento comunitario. Che cos'è questa parola discernimento? Ecco, riflettere sulla nostra vita, sulla nostra realtà, sul nostro territorio, sulle nostre esigenze, interpretare le domande che ci vengono, i bisogni e tradurli, poi trasformarli in progetto, cioè in impegno. Discernimento è una parola magica, ma forse anche un po' troppo difficile. In questi 50 anni, vedete, si sono fatti 5 convegni ogni 10 anni a Roma, a Loreto, a Palermo, a Verona. Il tema di questo convegno era appunto, ecco, in Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Perché il nuovo umanesimo? Il gusto per l'umano, quello sguardo per altri amorevole che nasce dall'incontro con Gesù Cristo, e questo gusto, a generare, rende possibile un nuovo umanesimo. In questa confusione, diciamo, culturale, diceva Don Pasquale prima, di identità dell'uomo, a chi dobbiamo riferirci? Quale deve essere il modello di uomo che noi dovremmo assimilare e incarnare? E allora come cristiani ne abbiamo uno formidabile, che è quello di Gesù Cristo, quindi l'umanità di Cristo che diventa il modello della nostra umanità. Se io voglio capire come essere cristiano, come essere un buon cittadino, un buon cristiano, diceva Don Bosco, ce l'ho un modello, ed è Gesù Cristo quando è stato sulla terra, 2000 anni fa. Quello è il nostro modello, l'umanità di Cristo diventa il modello della nostra umanità. In quello noi vediamo il nuovo umanesimo.
E allora però questa cosa è bella da dirsi, un po' difficile da complicarsi, complicata da farsi. Perché si parla a Firenze? Perché parlando di umanesimo, conoscete bene che Firenze è la cuna dell'umanesimo, no? 1500, e quindi questo luogo è emblematico per un nuovo umanesimo. È stato un convegno in continuità con quelli precedenti, è stato un convegno meno lontano dalla vita quotidiana della gente, e vi spiego anche perché. È stato un convegno con delle novità rispetto agli altri convegni, gli altri quattro convegni che si sono fatti precedentemente. Quali erano queste novità? In continuità perché appunto i precedenti convegni nazionali hanno sviluppato un'attenzione all'umano, sia pure in molte forme diverse, nell'attenzione tra evangelizzazione e società italiana in profonda trasformazione. Quindi, se avete visto i temi di prima, c'era sempre la parola evangelizzazione e sacramenti, evangelizzazione e comunità. Quindi il tema era l'evangelizzazione, cioè si partiva quasi da quello che deve essere l'obiettivo, evangelizzare. Invece noi dobbiamo partire prima dalle persone che dobbiamo evangelizzare, che non invece dal bisogno di evangelizzare non tenendo conto della situazione delle persone. Il convegno ha coinvolto un po' di più la Chiesa italiana perché, e lo vedremo adesso, non è stato un convegno in cui le persone delegate sono andate a Firenze, hanno ascoltato una serie di relazioni, di interventi, hanno ascoltato il Papa e se ne sono tornati ed è finito il convegno. No, è stato un convegno che è partito dal basso, è stato più sinodale, perché il convegno è partito un anno prima, anzi più di un anno prima, quando da Roma hanno mandato a tutte le diocesi, quindi a tutte le parrocchie, una serie di questionari, una serie diciamo di piste di riflessione per raccogliere, ecco, dalla base, dalle singole parrocchie, per raccogliere un po' i concetti, i contenuti su cui poi lavorare nel convegno. Quindi è partito molto tempo prima. E tutto questo lavoro, poi le parrocchie lo hanno elaborato a livello diocesano e ogni diocesi ha mandato a Roma una sintesi, una pista di lavoro. Tutto questo lavoro è stato catalizzato in un sito che io vi invito anche a vedere, firenze2015.it, grazie a Dio le tecnologie oggi ce lo consentono, per cui tutti hanno potuto seguire l'iter del convegno tramite il sito, tramite i filmati, i documenti, le relazioni che ci sono state, che sono state pubblicate. Le fasi, dicevo, questionario delle diocesi. Da Roma hanno raccolto tutto questo materiale e lo hanno trasformato in una sintesi chiamata traccia, che è questa copertina qui, una traccia di lavoro. Quindi non è, come magari capitava un po' prima, che tutto veniva quasi deciso a priori e poi veniva confermato nel convegno. No, il convegno ha tracciato il comitato ha dato delle tracce. Poi queste sono state rimandate alle diocesi e alle regioni che hanno fatto altri lavori di approfondimento e rimandati a Firenze al convegno, e lì poi si è fatta proprio la vera e propria celebrazione del convegno. Quindi capite, è partito un anno prima e non è finito ancora. Dopo il convegno che cosa ci tocca fare? E questa è una cosa che noi dobbiamo mettere in cantiere nel momento in cui arriverà il vescovo. Le indicazioni che sono venute fuori da Firenze, che adesso io vi enucleo, bisogna trasformarle adesso in progetto per la nostra diocesi. A Firenze sono state date queste linee, qui noi a Molfetta, Rocco Gimignazzo Terenzi, come le dobbiamo mettere in pratica nei prossimi 10 anni? E questo è il lavoro di progettazione che ci aspetta come diocesi, con il nuovo vescovo. Quindi vedete, il lavoro è partito dalla base, è stato rielaborato a livello nazionale ed è stato restituito di nuovo alla base, alla quale tocca adesso mettere in pratica. Ma che cosa tocca mettere in pratica? Che cosa è venuto fuori dal convegno? E qui vi mostrerete un attimo il Papa, che a differenza degli altri convegni in cui il Papa interveniva l'ultimo giorno del convegno a conclusione, questa volta il Papa è venuto all'inizio. Noi siamo arrivati lunedì sera, lì la mattina del martedì già avevamo un incontro col Papa e dopo quell'incontro potevamo già tornarcene a casa, perché quello che ha detto il Papa era già un programma non per i prossimi 10 anni ma per tutta la vita. Però quindi il Papa ci ha dato ha fatto un discorso incredibile, bellissimo, ripeto che basterebbe quello già per fare un programma. Ha detto: io non voglio qui
disegnare in astratto un nuovo umanesimo, parlare dell'uomo ideale come deve essere. Sarebbe stato un discorso banale, stupido. Il discorso potremmo anche vederlo e sentirlo, però andiamo avanti. Ma ci ha riproposto alcuni tratti dell'umanesimo di Cristo. Se quello deve essere il nostro modello, allora lui ci ha detto che cosa dobbiamo copiare da Gesù. E qui ha copiato tre cose: l'umiltà. Molte volte la nostra Chiesa, noi siamo ossessionati, ecco, dal preservare la propria gloria, la propria dignità, la propria influenza, e questa non è umiltà. Allora il Papa ci ha detto: tornate all'umiltà di Cristo. Noi non dobbiamo preservare la gloria della Chiesa, la gloria dei nostri ruoli, come lui ha detto, direttore di qua, direttore di là, tutte chiacchiere. Noi siamo chiacchiere, diciamo, ci capiamo. Noi siamo servi, ognuno fa un servizio e lo deve fare bene, però. Non è un servizio personale, ma un servizio a Dio. Però tutto questo ci deve preservare da una logica, certe volte sotto sotto, di orgoglio, di potere, di dignità, di prestigio, che è un rischio che tutti quanti abbiamo. Chi fa il presidente della Chiesa cattolica, chi fa il direttore del giornale, chi fa il capo della catechesi, no? Possono essere certe volte ruoli di prestigio che noi andiamo, di cui noi andiamo alla ricerca. Bisogna stare molto attenti a questo rischio. Ecco, l'umiltà di Cristo non è proprio questo, non è ricerca della propria gloria. L'altro rischio, o meglio, l'altro tratto che dovremmo copiare da Cristo è il disinteresse. Dunque, più che il disinteresse, dobbiamo cercare la felicità di chi ci sta accanto. Quello che noi dobbiamo essere come uomini, prima che come cristiani, non è tanto la ricerca del bene personale, ma la ricerca del bene di chi ci sta accanto. Questo faceva Gesù. E questo siamo chiamati a fare noi, questo è il nuovo umanesimo. L'umanità del cristiano è sempre in uscita, chiesa in uscita, dice lui, non è narcisistica, autoreferenziale. Quando il nostro cuore è ricco ed è tanto soddisfatto di se stesso, allora non ha più posto per Dio, sono parole del Papa. E il terzo tratto dell'umanità di Cristo è la beatitudine, che poi le racchiude tutte. Nelle beatitudini il Signore ci indica il cammino, percorrendolo noi esseri umani possiamo arrivare alla felicità più autenticamente umana e divina. Gesù parla della felicità che sperimentiamo solo quando siamo poveri nello spirito, è quella di chi conosce la ricchezza della solidarietà, del condividere anche il poco che si possiede, la ricchezza del sacrificio quotidiano di un lavoro a volte duro e mal pagato, ma svolto per amore verso le persone care. Ecco, quindi tre tratti lui ci dice di copiare da Cristo: l'umiltà, il disinteresse e la beatitudine. E ognuno può applicare dove vuole, la propria vita familiare, lavorativa, professionale, ecclesiale, sia come singoli, sia come gruppi, come associazioni. E poi, in questo discorso, ci ha messo in guardia da due tentazioni da evitare. Una tentazione, lui l'ha chiamata del pelagianesimo. Il pelagianesimo era una eresia, diciamo, Chiesa delle origini, che riteneva, vedete, riteneva che la nostra vita spirituale, il successo della nostra vita spirituale sta, come dire, nell'organizzazione della Chiesa, per cui più siamo organizzati, più siamo sicuri di rappresentare Cristo. Pelagianesimo, la tentazione ad avere fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle pianificazioni perfette perché astratte. Spesso ci porta pure ad assumere uno stile di controllo, di durezza e di normatività. Abbiamo questo rischio di rendere la Chiesa come un'agenzia super perfetta, dove tutto in ordine, tutto organizzato. Ma questo non è il volto vero della Chiesa di Cristo. E quindi ecco questo eccesso di burocratizzazione, questa Chiesa è qualche volta trasformata come azienda, per cui adesso non so Don Pasquale, ma ci sono gli orari per parlare col Papa. Per cui la Chiesa ha un orario perché, no? Come le agenzie, come gli uffici. Questo non dà l'idea di una Chiesa in uscita, ma dà l'idea di una Chiesa come organizzazione e non come comunità. Allora questo rischio, lui lo dice alla Chiesa italiana, sta parlando della Chiesa italiana, quindi vuol dire che lo riscontra nella Chiesa italiana. E l'altro rischio è quello dello gnosticismo, cioè il gnosticismo, anche questa è un'eresia, far fede nella propria dottrina. No? Io mostro il cristianesimo, mostro il volto di Cristo se sono in grado di spiegarlo dottrinalmente, se sono preciso nella dottrina, no? Nella teologia, se no faccio vedere.
deve, che ne so, molte, no? Che sono molto su Dio, su Gesù. Confidare nel ragionamento logico e chiaro, il quale però perde la tenerezza della carne del fratello, una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza, una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell'immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti. Quindi quando noi confidiamo troppo nel discorso teologico, nella perfezione dei ragionamenti, anche questo non è il volto di Cristo, perché il volto di Cristo era quello che si fa carne, non che si fa ragionamento. E qui lui ha portato degli esempi. L'Evangelio di Gaudio ha portato l'esempio di San Francesco, di San Filippo Neri, i quali non hanno fatto grossi discorsi teologici, ma hanno fatto vita, e poi di Don Camillo e Bebbone. Dice, come Don Camillo, il quale non è che faceva troppi ragionamenti difficili, però era molto pratico, concreto, vicino alla gente, vicino alla carne della gente. Cosa fare allora? Allora ha detto ai vescovi, per esempio, chiedo di essere pastori, vabbè, questo ce lo diciamo tra noi, non siamo vescovi, sia questa la vostra gioia, sarà la gente, il vostro gregge, a sostenervi. E qui ho fatto pure quell'esempio, quell'aneddoto raccontato. C'era un vescovo che stava nella metropolitana e stava così piena di persone che non riusciva ad agganciarsi alle prese, no? Della metropolitana. Però siccome stava così stretto dalla gente, lui barcollava, però non cadeva, non sbatteva. Quindi la gente lo sosteneva. Allora lui diceva, dovete essere così ai vescovi, tenete presente che stavano tutti i vescovi d'Italia lì. Vi dovete far accettare dalla gente, non vi dovete isolare, perché sarà la gente a sostenervi, non farvi cadere, non farvi fare errori, non farvi fare. Quindi essere vicini alla gente. Preghiera e la gente, questi devono essere i vostri due pilastri. E questo forse è quello che noi dovremmo dare anche al nostro vescovo che viene, no? Far sentire la preghiera e far sentire anche la vicinanza fisica, non questo distacco che certe volte si ha paura anche a salutare un vescovo, a salutare una persona. A tutta la Chiesa italiana raccomando l'inclusione sociale dei poveri. Che Dio protegga la Chiesa italiana da ogni surrogato di potere, di immagine e di denaro. La povertà evangelica è creativa, accoglie, sostiene ed è ricca di speranza. Vi raccomando anche in maniera speciale la capacità di dialogo e di incontro. Dialogare non è negoziare. E qui ha dato un altro suggerimento per quanto riguarda il dialogo tra le varie religioni. Tema forte che voi avete sentito, ha dato alla sinagoga, adesso andrà alla moschea. Ha detto, attenzione, il dialogo non si fa con i discorsi. Perché se noi qui ci mettiamo a discutere tra ebrei, musulmani, buddisti, a chi ha ragione, a chi ha torto, si va a fare lite. Ognuno ha le sue posizioni. Invece ha detto il dialogo deve essere quello di fare qualcosa insieme. Ecco, abbiamo fatto la pace della pace, non abbiamo discusso la teologia, abbiamo parlato della pace insieme, abbiamo marciato. Questa settimana in cui ci stiamo è la settimana ecumenica. E nelle quattro città della diocesi, l'ufficio dell'ecumenismo ha fatto questi incontri di preghiera, oggi hanno fatto un servizio a Teredeone. Io sono andato a quello di Ruvo l'altra sera, eravamo 19 persone. E ieri c'era anche quel gruppo di persone in televisione, terriziata, mi pare che si conclude lunedì con il momento di tutte le confraternite. Ecco, questa settimana dovevamo prendere un po' più a cuore, perché il Papa ce lo chiede, farci promotori nel dialogo tra le religioni, in questo caso tra i cristiani. E però siamo ancora un po' freddi da questo punto di vista. Faccio appello soprattutto a voi giovani, perché siete forti, come scriveva l'Apostolo Giovanni, superate l'apatia. Che nessuno disprezzi la vostra giovinezza, ma imparate ad essere modelli nel parlare e nell'agire. Non state sui balconi, ai giovani, non state sui balconi, cioè non siate passivi a vedere quello che la gente che passa, ma gettatevi nella massa, nella mischia, datevi da fare. E veramente, ecco, ci rendiamo conto come dietro il Papa, dentro il Papa c'è veramente lo Spirito Santo, sorprende ogni giorno, sorprende in ogni istante, in ogni gesto che fa. Certamente ci sono stati momenti di convegno, momenti di preghiera, le personalità, vedete il musulmano, il rabbino, il sociologo,
certamente ci sono stati momenti di ascolto, ma il momento più grande e centrale è stato quello dei gruppi di lavoro. E questo è un metodo. Eravamo 2000 persone, siamo stati divisi, nome e cognome, in 200 tavoli da 10 persone. Ogni stanza stavano 100 persone, vedete, 10 persone intorno ad un tavolo, dove c'erano un vescovo, laici, religiosi, sulla base di una griglia di lavoro che abbiamo ricevuto prima di partire, ognuno di noi, facendosi carico della propria diocesi, quindi io stavo lì a rappresentare la nostra diocesi, non stavo a dire chiacchiere per conto mio, ognuno di noi ha dato il suo contributo su una serie di domande e di piste. Un giorno e mezzo di lavoro, quindi il cuore del convegno non è stato, come gli anni precedenti, le relazioni di grandi personalità che fa piacere sentire, no, siamo stati noi, quindi la base, ecco, la solidarietà. E abbiamo messo insieme delle idee, delle proposte, dei suggerimenti che poi sono state raccolte da un coordinatore di ogni 100 persone, sintetizzate e riconsegnate come sintesi. Quindi quelle piste di lavoro sono il frutto del nostro lavoro, quindi parte dalla base. E questo è un metodo che adesso andrebbe replicato anche nelle diocesi, ma che noi un po' abbiamo sperimentato. Tutto il lavoro è stato articolato su 5 vie. Voce del verbo uscire. Si può uscire da casa restando dentro se stessi, incasellando gli altri nei propri schemi, evitando di stupirsi, proteggendosi dietro lo schermo delle abitudini. Oppure si può uscire. Voce del verbo. Cosa vuol dire uscire? L'abbiamo detto più volte, non si tratta di fare cose nuove nella Chiesa, rivoluzionare la nostra attività, ma si tratta di assumere uno stile nuovo, quello dell'uscire, no? Dice sempre il Papa, la Chiesa è uscita, non è una nuova organizzazione, è la cura dell'altro, soprattutto persone segnate da diverse forme di emarginazione. Chiesa è uscita significa che il parroco non deve essere contento della gente che viene la sera a messa, che viene la domenica, delle cose che si fa, se magari sa che una di queste persone o qualcuno che sta di là, che sta fuori, che sta nel quartiere, non vive una situazione tranquilla, non vive una situazione felice. E allora la parrocchia che si mette in movimento per andare verso questa realtà. Luogo di visibilità dell'umanità in uscita dalla presenza dei giovani. Questa realtà giovanile non è quella dei 10, 15, 20, 30 giovani che vengono in parrocchia a fare qualcosa, ma è la realtà del mondo giovanile che vive nelle nostre città e che attende, ecco, una chiesa che esca verso di loro. Gesti e segni di accoglienza delle persone provenienti da inedite frontiere di dramma, pensiamo a tutti gli immigrati che girano intorno a noi come dei fantasmi. Insomma, per esempio, un'idea che veniva e che qualche parola sperimenta, le cosiddette sentinelle del territorio. Che cos'era? Un parroco si è studiata questa cosa qui, siccome vive in un quartiere abbastanza grande, ha individuato una persona, una famiglia di ogni caseggiato, di ogni quartiere della parrocchia, che gli fa da le antenne del territorio, che gli fa da antenna, cioè capta quello che succede. Dal semplice fatto, insomma, dell'anziana malata che ha bisogno di essere incontrata, no, dal parroco, e nessuno dice al parroco, vedi che quella signora sta male, si è aggravata, il parroco non lo sa se qualcuno non glielo dice. Ecco, queste antenne captano quei fenomeni, se c'è questione di devianza, di delinquenza, di emarginazione, di solitudine, e li portano al consiglio pastorale, li portano alla parrocchia. Vi ricordate Don Torino che diceva, nei nostri consigli pastorali dobbiamo discutere l'ordine del giorno del mondo che ci viene, non è noi, le nostre organizzazioni parrocchiali, quindi captare le esigenze del territorio. Ecco, promuovere il coraggio di sperimentare nuove forme di presenza sul territorio, fare un falò di tutti i divani, cioè di tutte le comodità che qualche volta come parrocchia ci caratterizza. Stiamo bene tra di noi, facciamo i nostri incontri, le nostre catechesi, ovattati, però il mondo va per quanto presto.
La seconda via è annunciare. Voce del verbo annunciare. Si può annunciare la verità con grandi discorsi, con parole colte, vibrando di indignazione, magari ottenendo tanti like sui social, ma rimanendo distanti da ciò che vive la gente. Oppure si può annunciare, voce del verbo. E anche qui, quindi l'annuncio come stile di vita. Io non annuncio quando vengo qui a fare l'incontro con voi, quando faccio l'incontro di catechesi. Io dovrei annunciare quando sto a scuola a lavorare, quando mi rapporto con i colleghi, quando mi rapporto con gli alunni, quando mi rapporto quando vado a comprare qualcosa. Io è lì che annuncio, con il mio stile, con il mio modo di parlare, il mio modo di relazionarmi. Che se io vengo a fare il catechismo, però poi sono scorbutico con mio marito, con mia moglie, o fuori, con l'inquilino, io non annuncio niente, balbetto delle parole. Allora lo stile dell'annunciare, uno stile di vita, non è una cosa in più da fare. Passare da un'attenzione esclusiva verso chi viene evangelizzato a una specifica attenzione a chi evangelizza. E questo è un problema grosso. Abbiamo tanti catechisti non catechizzati. Abbiamo tante persone che fanno il catechismo ma che non hanno dentro questo stile dell'annuncio. Vengono, fanno l'ora di catechismo, se ne vanno e poi comincia un'altra vita. Allora ecco lo stile dell'annuncio, formazione degli operatori, itinerari e nuovi linguaggi di comunicazione. Ci sono i mass media, qui devo dire la vostra comunità parrocchiale è pilota e di esempio nella diocesi, perché sul piano delle nuove comunicazioni sta sperimentando molto e diventa anche punto di riferimento per gli altri, per cui io sinceramente ringrazio tutti quanti voi, non voglio fare nomi, ma tutto il vostro gruppo, la vostra equipe di comunicazione, perché è un settore nuovo, è uno spazio che si apre. Però attenzione, non deve essere un segno di organizzazione, di perfezione, no? Noi riusciamo a fare tante cose, lo streaming, va tutto bene. Quelli non sono strumenti, ma sono spazi di evangelizzazione. Quindi non sono l'esibizione, no? La vetrina della nostra parrocchia, ma sono il modo con cui la nostra parrocchia anche evangelizza attraverso i massimi. Occorre saper adattare i social network affinché diventino luoghi di reale dialogo e annuncio positivo e formativo e vanno valorizzati la stampa e i media di ispirazione cristiana. Qui non apro parentesi sul CEPIT, sul sito della diocesi, però andrebbe aperto anche una finestra su questo. Terza via, abitare. Voce del verbo abitare. Si può abitare in una casa senza conoscere chi ti vive accanto. Si può stare in un posto senza starci mai. Si può consumare senza pensare che succede dopo. Ci si può arrabbiare perché le cose non vanno, senza partecipare, senza votare. Si può vivere senza abitare. Oppure si può abitare, voce del verbo. Si abitano solo luoghi, si abitano relazioni, quindi dobbiamo riprenderci un po' in mano la nostra vita e la vita degli altri e abitarla, non essere passivi, non farci scivolare tutto addosso, ascoltare le attese e le speranze, lasciare spazio ai giovani, rapporto tra le generazioni, accompagnare e fare alleanze, e qui alleanze tra scuola, famiglia, parrocchie meno gessate, più spazio ai carismi dei laici. Quindi meno organizzazione, burocratizzazione e più, non voglio dire più carisma, nel senso di carismatici, più ebbrezza dello spirito, creatività, fantasia dello spirito. Abitare la politica con una nuova consapevolezza, senza deleghe, anche questo è stato molto sottolineato. Noi siamo abituati a un discorso del genere. Facciamo crescere i giovani, parliamo di educazione al sociale, al politico, parliamo della politica come forma di carità, poi magari un giovane, un adulto, fa la scelta dell'impegno politico e come parrocchia gli facciamo il muro, lo isoliamo, perché quello è politica, non deve contaminare la parrocchia, se no una parrocchia può essere strumentalizzata. E che senso ha questo? Se io faccio maturare questa vocazione all'impegno politico,
E io come comunità forse devo stare ancora più dietro, perché questa persona non sbaglia, non si lascia trascinare, non cade in scelte immorali, non etiche. Invece noi siamo così, quando uno magari dopo che ha fatto i corsi prematrimoniali, ha fatto il catechismo tanti anni, poi fa l'impegno in politica, quando si dovrebbe sentire un po' più vicino alla comunità, incoraggiato, accompagnato, lo isoliamo. Perché? Perché quello ormai si è messo in politica. Non è questo che si è riuscita. Abitare la politica, abitare la terra, è tutto il discorso ambientale, no? Nel ciclo ha Laudato Si che esulava dalla Chiesa, non se ne è mai parlato nella Chiesa, comunque non in maniera così poderosa come le cicliche del Papa. Quindi riprenderci la cura dell'ambiente, l'amore per l'ambiente. Sogniamo una Chiesa beata sul passo degli ultimi, sogniamo una Chiesa capace di disinteressato interesse, sogniamo una Chiesa capace di abitare in umiltà. La quarta via è educare. Voce del verbo educare. Si può insegnare ciò che si è imparato senza imparare più e senza stupirsene. Si può insegnare evitando certi temi perché sono imbarazzanti. Si può scrivere un trattato su una tessera senza aver mai guardato il mosaico. Si può insegnare a essere educati senza educare a essere uomini. Oppure si può... educare. Voce del verbo. Che ancora ci accompagna per questi 10 anni. Le parrocchie non stazioni di servizio, ma comunità che educa, capace di mettersi in rete, lo dicevamo anche prima. E gli IDR, gli insegnanti di religione, dovrebbero essere questo punto di incontro tra parrocchia, scuola e famiglia. Don Pasquale su questo porta avanti un impegno importante. La relazione deve essere il cuore dell'educazione, formazione degli adulti, protagonismo della famiglia, educazione alla genitorialità. Fare i figli è facile, questione di secondi, questione di attimi. Fare i genitori si impara, è difficile. Dice, ma prima i nostri genitori non è che sono andati alle scuole per fare i genitori, non è che hanno imparato, hanno vissuto. Certamente è vero, ma oggi probabilmente gli input educativi sono di più di quelli di una volta. C'è la televisione, c'è internet, c'è i compagni, ci sono. Per cui forse un orientamento ai genitori oggi serve, e forse tocca a noi, ecco, in alleanza con la scuola, creare dei momenti di educazione, quantomeno di riflessione alla genitorialità, allo stile genitoriale. Poi c'è tutto il discorso digitale, anche questo deve diventare oggetto di riflessione delle comunità. Oggi è uscito il messaggio del Papa per le comunicazioni sociali, misericordia e comunicazione, un binomio formidabile. E anche questo deve essere un tema. Mi piace che in una parrocchia a Ruvo l'anno scorso, nel percorso prematrimoniale, quindi preparazione al matrimonio, mi chiamarono, mi invitarono a fare un incontro sul tema della comunicazione nell'era digitale tra fidanzati. Perché c'è anche questo elemento oggi nella relazione di coppia, c'è anche il cellulare che si mette di mezzo. Allora anche qui forse degli input vanno dati, perché tutto passa dal cellulare. Cultura e bellezza, torna a questo scindibile binomio, la creatività ispirata, cioè un canale di comunicazione della fede anche la cultura, la bellezza, l'arte. Che forse parla anche molto di più delle nostre parole. Infine, la quinta via è trasfigurare, che è la via della spiritualità. Voce del verbo trasfigurare. Ci si può trasfigurare nella rabbia, nella solitudine, nella ricerca del piacere. Si può cambiare faccia perché si cerca di assomigliare agli altri, di diventare anonimi, di restare giovani a tutti i costi. Oppure si può trasfigurare. Voce del verbo. Allora, queste 5 vie sono come dire 5 percorsi su cui dobbiamo camminare nel prossimo decennio. E che cos'è trasfigurare? Trasfigurare proprio la dimensione della Chiesa, guardare oltre quello che si vede. L'attivismo pastorale deve coniugarsi con esigenze di spiritualità. Qui c'è un fenomeno strano che io vedo in alcune parrocchie, in alcune realtà.
Ci sono molti giovani, anche adulti, che vanno in parrocchia, fanno il loro impegno, fanno l'animatore, fanno il catechista, fanno altro, però la loro vita spirituale se la vanno a vivere d'altrove, vanno a casa di Dania, vanno in altri luoghi. Niente di scandaloso, va benissimo così. Però se questa è l'idea, che cos'è la parrocchia? La parrocchia diventa un luogo di lavoro, però la mia fede io me la vado a coltivare in un altro luogo. Ma io credo che questa la parrocchia si svaluti. Un parroco credo che si sentirebbe mortificato se voi venite qui, fate il catechismo, però la vostra dimensione spirituale, anche di direzione spirituale, ve la andate a vivere in un'altra realtà, un convento, un monastero. Va bene, quest'altra porta a Dio, però il rischio è che la parrocchia perda la sua identità di luogo di spirito, prima che luogo di impegno, luogo di azione e di altro. Quindi su questa cosa dovremmo riflettere, cioè tornare ad essere come comunità, come parrocchia, dove si vive la preghiera, la spiritualità, e non solo dove ci si viene a stancare, magari lasciando le famiglie per fare tante iniziative, poi si arriva così stanchi che la propria vita di fede si mette da parte. Quindi siamo operai della fede, ma non siamo persone di fede qualche volta. Quindi è un rischio su cui riflettere. Integrazione tra liturgia e vita, quindi riavvicinare la liturgia alla vita, quanto è antipatico, quanto è proprio antipatico durante le messe domenicali, che ognuno viene, si siede al suo posto, qui tutto vuoto, magari avanti, ognuno come se viene individualmente a messa, non viene in una comunità, ma viene da solo a celebrarsi la messa. È proprio il senso di una chiesa, ecco, che ci manca. Perché se io vado a casa a mangiare da una persona, non è che mi vado a sedere da parte, sto a tavola con gli altri. Questo fatto di, ecco, di vivere la comunità, anche i sacramenti, in maniera individualizzata, personale, non va bene. Quindi dovremmo educarci. Quando siamo 5 persone a messa la sera, nel periodo feriale, stiamo insieme, viviamolo insieme, perché noi siamo come comunità, non come individualità. E quindi un'educazione liturgica che va ripresa. Liturgia, carità e annuncio che devono un po' circolare meglio, cioè essere un po' coniugate, rilanciare la lezione divina attraverso la bellezza dei riti liturgici e la sobrietà dei riti. Si auspica che la liturgia torni ad essere gustata dai fedeli, cioè uno se ne deve andare dalla messa, da una celebrazione, oh come si è fatto, poi una bella mangiata, cioè contento. Ma se noi entriamo con una faccia e usciamo con una faccia scocciata, perché Don Pasquale è stato più lungo del solito, ma noi dove siamo andati? A vedere un film che non ci è piaciuto? È chiaro, quindi questo ci deve interrogare, perché non è responsabilità dei preti, è responsabilità della comunità, se è vero che siamo tutti autori, attori, protagonisti e destinatari. Circa la risorsa della domenica, è emersa la necessità di una sua piena valorizzazione, su questo ne stiamo parlando da anni. Ogni luogo dell'umano, ma ne stiamo parlando da anni della domenica, ma deve diventare vita. Cominciamo noi a disertare la domenica, i centri commerciali, le varie distrazioni. Facciamo come fanno un po' gli ebrei, che il sabato non esiste niente, non esiste la partita di calcetto, non esiste il centro commerciale, esiste solo il sabato dedicato a Dio. Cominciamo noi dalle nostre famiglie, con i piccolini, ad educarle a questo senso della festa, altrimenti ci va, non cambia, il mondo va avanti così, però noi nella nostra famiglia cominciamo a fare delle scelte più oculate. La pietà popolare, questo ci interessa molto, no? Con fraternità e processioni, non va demonizzata assolutamente, ma vanno viste come un'opportunità e non come un problema pastorale. Anche per questo noi da novembre abbiamo attivato sul Gemita questo paginone frater, dove vogliamo tenere dentro la vita delle comunità confraternali, che sembrano quasi una cosa a parte rispetto alla vita delle parrocchie. Stiamo tentando quindi di tirare dentro le confraternite, anche in questo raccontarsi attraverso il giornale diocesano. La Chiesa che celebra e che prega è già Chiesa in uscita. Il divino traspare nell'umano, e questo l'umano si trasfigura nel divino.